Il semaforo è giallo, si parte. Approfittiamo della bella giornata di sole per allontanarci dai nostri sentieri di casa. Oggi siamo a Noli, in Liguria, sulla riviera di Ponente. Inizia il nostro trekking panoramico lungo il sentiero del Pellegrino, che collega il nostro punto di partenza con il paese di Varigotto. Il sentiero, a picco sul mare con degli scorci paesaggistici molto suggestivi, calca il sentiero Liguria, il sentiero che collega Luni a Ventimiglia, oltre 600 km di storia e natura. Sul nostro tragitto ci fermiamo ad ammirare la Grotta dei Falsari, scavata dal mare nella roccia calcarea del Finalese, detta anche la Grotta dei Briganti, dalla diffusione del brigantaggio lungo la via di costa. Il cammino continua lungo gli antichi sentieri, tra rovine saracene e natura incontaminata. Dopo una lunga discesa su pietre, raggiungiamo il paese di Varigotti, passando per Punta Crena e Baia dei Saraceni. A bordo mare le temperature sono primaverili. Decidiamo di fermarci qui per un veloce pranzo con vista. Ci rimettiamo in marcia, subito in salita. Il sentiero balcone si arrampica alle spalle del paese su per una vecchia mulattiera, circondata da ulivi, terrazze e murette a secco di pietre scelte, autentiche opere d'arte, posate e incastrate a mano. La fatica della salita viene presto ripagata da una stupenda vista sulla costa. Giusto il tempo di scattare qualche foto e si riparte in direzione del Brick dei Corvi, il nostro punto più alto della giornata. Siamo arrivati in cima, pur essendo solo a 400 metri sul dislivello del mare. Ci accorgiamo di come sia facile, nel corso della giornata, fare comunque molto dislivello positivo lungo questi pendii, sali e scendi. Ma adesso non ci resta che tornare di nuovo in direzione Noli, da dove siamo partiti. Il sole inizia a calare, le ombre si allungano e la luce si scalda. Non smettiamo fino all'ultimo passo di ammirare scorci e panorami mozzafiato, mettendo il naso e curiosando in ogni cosa che incontriamo. Siamo a quota zero, sembra incredibile, ma questa volta possiamo dirlo veramente. Guardiamo l'orologio soddisfatti. Un'altra incredibile giornata portata al termine. Il sole è ormai tramontato. Salutiamo il mare per l'ultima volta, speranzosi di poterlo tornare a trovare molto presto. Ah,